Westminster, come a Londra ogni 15 minuti. La regolarità del pendolo fu studiata da Galileo Galilei nel XVII secolo. Fu proprio lui a intuire la caratteristica essenziale dei moti pendolari nel 1583, pare, osservando l'oscillazione di un lampadario del Duomo di Pisa. La durata di quelle lente fluttuazioni che lo scienziato misurò col battito del polso rimaneva immutata, nonostante la loro ampiezza diminuisse sempre di più. Ufficialmente l'invenzione dell'orologio a pendolo è attribuita a Christian Huygens, che depositò il brevetto nel 1656. La fabbricazione iniziò l'anno dopo per opera di artigiani olandesi e subito si diffuse in tutto il mondo. 100 alberi di tiglio in legno utilizzato per le casse degli orologi a pendolo. Siamo fuori da un laboratorio artigiano in provincia di Verona, uno degli unici rimasti al mondo a realizzare questa tipologia di orologi. Siamo solo in tre in Europa, facciamo questo lavoro un po' per passione, un po' perché sappiamo fare solo questo e lo facciamo ormai da 50 anni e noi in particolare ci occupiamo di avere un design made in Italy, una finitura italiana, mentre i produttori tedeschi del meccanismo si sono concentrati solo sul macchinario. Qui siete voi, due tedeschi e qualche cinese, basta, esatto. In tutto il mondo. Esatto. Sono pezzi unici artigianali che si fanno in molto tempo. Quanto ci vuole intanto? Come minimo un 6 mesi, ma anche un anno dal momento dell'ordine fino alla consegna o alla spedizione. Normalmente le cose più richieste sono la pittura a mano, sia del quadrante ma anche del mobile stesso, oppure aggiunte di foglia oro nei punti più visibili, nei punti più che lo rendono ancora più sfarzoso di quello che potrebbe essere. Per un cliente indiano abbiamo fornito un orologio con una decorazione di diamanti, di rubini. E che costo può aver avuto questo orologio? Con quell'orologio lì, con quei dettagli lì, abbiamo passato sicuramente 100.000 euro. Ecco, dove vanno a finire questi orologi così particolari? Metropolitana di Tokyo, il Cremlino, il Parlamento del Kazakistan, il Parlamento polacco, la regione di Odessa in Ucraina. Lei è il maestro del tempo, l'hanno ribattezzata così, Antonio. Quando è che ha cominciato tutto questo che vediamo qui oggi? Nel 1969 mi sono messo in proprio, ho cominciato a fare 5-6 mesi portatelevisori e poi me la sono vista triste e me ne vado a Basilea, in Svizzera. È andato lì, in Svizzera, giovanissimo, 20 anni. E soprattutto ho visto che lì c'era mercato, su questo settore qui, e visitando la fiera ho visto questi produttori tedeschi di meccanismi e ho chiesto se me ne davano uno da portare a casa. E me lo sono portato a casa e ho fatto il mio primo orologio per casa mia. Esistono pezzi dotati di elaborate suonerie, organi musicali e complessi meccanismi scenografici animati. Le dimensioni spaziano da piccoli oggetti da scrivania alle pendole da salotto, i famosi regolatori, fino a grandi meccanismi da torre. Si regola ogni settimana? Come funziona? Ci racconti un po'. La carica dell'orologio viene eseguita ogni 10 giorni. Diciamo lo standard ha 3 differenti cariche, uno per i quarti, uno per la mezz'ora, diciamo, e l'altro per l'ora. E suonano ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, ogni esatto. Ora. E si può modificare questo? A esigenze del cliente abbiamo a disposizione 3 melodie. I martelletti qui suonano come una scala. Lo toglie il suono lei di notte? No, se parliamo di quello in casa mia è sempre aperto. Casa sua anche di notte? Perché io so che ore sono e dormo. Quando uno ha un orologio di qualità deve sentire il suono ma non svegliarsi. Attenzione, pazienza, cosa ci vuole in questo lavoro? Amore, cosa? Una roba rara. Cioè, tutte quelle cose lì messe insieme.